Ciao a tutti, eccoci sul canale di Alessia Lux. Questa volta un tutorial davvero carino. E non è difficile da fare, ma con alcune accortezze è più facile ancora. Quindi vi lascio al tutorial. Se vi piacerà questo video, mettetemi un bel pollice all'insù e se vi va iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanella per i miei nuovi video e le mie nuove dirette. Eccoci nel vivo del tutorial. Io avevo già realizzato questi due fiocchetti in precedenza, appunto per fare pratica e per trovare il modo più facile per fare questi fiocchetti, perché ne ho visti un po' di tutorial e riprovando a farli, sinceramente mi sono trovata malissimo, perché spesso nei video tagliamo tanti pezzi e quindi non vediamo poi le reali difficoltà di quando si realizza un qualcosa. Ci servirà della carta forno, come vedete semplicissima carta forno, sul quale io sono andata a disegnare con una matita un rettangolino che mi servirà appunto per la grandezza di tutti i fiocchi che faccio, più o meno vedete la grandezza, se no chiedetemelo qui sotto. E utilizzeremo dei semi permanenti. Allora, già qui vi dico che c'è una differenza tra un semi permanente e un altro, quindi dipende anche voi che prodotti utilizzerete, vi troverete più o meno in difficoltà. Per esempio, io qua vi dico di non utilizzare questi di terzo e io ho provato solo il glitter, quindi non so se è un problema proprio dei semi permanenti con i glitter. Rimane molto rigido, non si riesce proprio a piegare in nessun modo. Infatti, lo vedete nel fiocchetto di sotto, quello più chiaro, nella striscetta centrale. Non vi dico che sforzo per poterlo piegare e farlo diventare un cerchietto. Ho testato quelli di B-Nail, quelli sotto sono tutti di B-Nail, quindi ho testato questi prodotti e rimane molto molto elastici. Già mi scuso per il fatto che questo bordeaux purtroppo è un po' scuro, quindi nella telecamera risulta un po' tutto scuro. Ho cercato di schiarire il più possibile le immagini, ditemi se ci sono riuscita. Poi andiamo a stendere una quantità di prodotto non tanto abbondante. Io in questo caso ho voluto, siccome questo bordeaux mi sembrava molto molto scuro e già la base è molto molto scura, sono andata a mettere solo al centro il cattei quello rosso, in modo da dargli un po' di glitterato, e la striscia l'ho fatta proprio al centro centro, in modo che quando vado a piegare il fiocchettino mi si veda questa ombreggiatura appunto della striscetta del cattei. Poi niente, ogni passaggio catalizziamo solo 30 secondi, qui avevo un po' di difficoltà a staccarlo, quindi facciamo anche 40. E comunque deve rimanere uno strato sottile, quasi trasparente anche, non c'è nessun problema. E niente, dobbiamo andare a tagliare tutte le parti, insomma, che sono irregolari, è normale quando stendiamo, non è che possiamo essere precisissime, quindi lo andiamo a tagliare nei punti, diciamo, frastagliati. E poi la differenza con gli altri video qual è? È proprio questo passaggio qui. Io vado a tagliare proprio già la sagoma del fiocchetto, togliendo questi due triangolini al centro, perché ho trovato, perché ho già fatto almeno 5-6 prove, lasciando il rettangolino unico non riesco a piegare bene e, come dico io, il centro del fiocco mi viene, mi si piega, mi si spezza il semipermanente. Quindi ho trovato questo metodo e lo condivido con voi. Secondo me è il metodo più semplice, poi sicuramente ci saranno altri 1250 metodi. Faccio un'altra striscetta, la faccio catalizzare e questa volta la faccio solo con il cattei. Qui mi accorgo che c'era un pezzettino del fiocchetto rosa che ho fatto prima, lo metto da parte. Andiamo a piegare appunto al centro, vedete quanto è stato semplice adesso piegare il centro, e lo prendo con la pinzetta questa inversa e poi ne prendo la metà, solo una puntina, e rischiaccio il fiocco in modo da dargli proprio una forma farfallina. Sembra una farfallina quella che si mangia, insomma, la pasta. E poi andiamo a staccare appunto la striscettina, la tagliamo bene sempre nei bordi, precisa precisa. Questa è venuta molto più glitterata, molto molto carina. E questa striscetta la dobbiamo andare a posizionare al centro del fiocco. E ho trovato che attaccando la prima dietro, tanto comunque va attaccata dietro, con un pochino di gel o un pochino di gel colla, o in questo caso ho usato proprio il lucido, l'attacchiamo subito dietro dove ho fatto appunto la piegatura e andiamo a catalizzare 30 secondi, in modo intanto da fermarla, perché è inutile stare lì a posizionarla, tanto se non la fermi non si posiziona da nessuna parte. Poi la facciamo girare sempre tenendola ferma, guardate che carino l'effetto. Una volta che avete preso insomma tutte le misure, mettiamo un altro pochino di gel nello stesso punto di prima e andiamo ad attaccare il fiocchetto allo spessore che ci piace, quindi più stretto, più largo,
più schiacciato come vi piace, no? Matta fermato, con la pinza proprio lo tengo fermo e lo metto a catalizzare. Qui avevamo opacizzato la tip come avete visto all'inizio del video, e ho fatto una passata di bordeaux, sembrava che non copriva, invece poi quando ha catalizzato diciamo è abbastanza coprente. Comunque, per non farlo proprio bordeaux scuro e farvi vedere qualche cosa, la seconda passata invece di fare il bordeaux ho fatto questo cattei, che lasciato così rimane tutto glitterato e forse era anche meglio perché si vedeva di più lo stacco del fiocco, però come al solito voglio fare comunque l'effetto cattei, è bellissimo, e quindi sono andata a fare in diagonale l'effetto leggermente ondulato. Poi sono andata a vedere se il fiocchetto andava bene tagliando quel pezzetto in eccesso che non ci serve, e sono andata a provare se il fiocchetto, piegandogli un po' i bordini, e se il fiocchetto andava bene come spessore e come grandezza. Lo potete anche lasciare così che esce fuori dalla tip, molte lo fanno, sinceramente a me non piace, nel senso che ho paura che comunque con il tempo portandolo possa rompersi, perché comunque lo strato di semipermanente è vero che dopo lo lucidiamo e quindi sarà un po' più resistente, ma io preferisco che i bordini siano attaccati al resto del gel, anzi sto proprio attenta che tutto il bordino sia omogeneo con il resto del gel. Comunque sono andata a catalizzare sempre i soliti 30 secondi il cattei, metto un po' di gel colla, questa volta metto il colla perché voglio essere sicura che il fiocco regga, e nel centro della tip poco poco più in alto posiziono il fiocco come mi piace, quindi o a destra o a sinistra, in diagonale, al centro, come mi piace di più. Schiaccio sempre i bordi e schiaccio anche l'anello centrale, come potete vedere. Questo semipermanente è molto molto elastico, come vi dicevo anche prima. Cerco di posizionare il fiocco come mi piace di più, e qui lo metterò un po' in diagonale perché appunto i bordini mi devono rientrare all'interno della tip. Una volta fissato, metto il gel colla ai lati, quindi lo metto proprio sul bordo dei lati. Velocemente appiccico il fiocco, proprio tutto il laterale deve essere attaccatissimo, deve essere quasi un tutt'uno con la tip. Velocissimamente vado in lampada. Un secondo proprio il tempo di schiacciarlo il più possibile e vado subito in lampada. Comunque penso che le immagini parlano chiare. Qualsiasi cosa mi volete chiedere, comunque ad integrazione del video, chiedetemelo. E sono qui apposta, insomma, se no non farei video tutorial. Diciamo che questo era il fiocco finito, dello stesso colore come ho fatto negli altri, della tip, in modo che quando lo andiamo a inserire si mimetizza con i laterali della tip, appunto, del colore dell'unghia. Qui vado a fortificare ancora le curvature del fiocco, quelle naturali, e tanto che non l'abbiamo lucidato possiamo muoverlo come vogliamo. Poi andiamo appunto a lucidare, io utilizzerò un lucido senza dispersione, però come al solito sapete che io sono una perfezionista, non mi accontento mai del risultato, voi poi vedevate pochissimo, quindi prima di catalizzare sono andata a mettere dei glitter come quello di sotto, insomma quello era già un gel glitter, qui ce li sono andati a mettere, ho usato la forbicina perché non trovavo il dotter in quel momento, e ho inserito tre pagliettine, scusate, non glitterini. I glitter l'ho messo solo nel primo fiocco color rosa, però poi quando ho lucidato comunque questo fiocco spariva in confronto agli altri che sono chiari, i colori scuri spariscono, e quindi sapete che io non mi accontento mai. Sapete che non mi accontento mai. Intanto vi faccio vedere come si vede meglio l'attaccatura dei fiocchi sulle, diciamo, le tip con i colori più chiari. Allora, il primo esperimento, cioè quello rosa, è attaccato molto bene, il fiocchetto un pochino più piccolo come potete ben vedere, e niente, nel secondo si è leggermente alzato perché diciamo quel colore cattei è leggermente più rigido, invece in questo diciamo rosso l'ho trovato un pochino più morbido e meno rigido. Comunque, siccome vi dicevo che non mi piace così scuro il fiocchetto perché non si nota per niente, andremo praticamente ad evidenziare il centro del fiocco come avete visto nelle immagini centrali e nelle immagini iniziali, e poi andiamo a sporcare con il dito i lati del fiocco e un po' la tip al di sotto, un po' come si fa con il decoupage, che si va alla fine del lavoro, si vanno a evidenziare i punti di luce in confronto a quelli di punti di ombra. Quindi il fiocco ha delle ombre naturali che comunque farà all'interno delle pieghe, e
quindi noi passando il dito leggero leggero e dandogli un rilievo nelle parti più sporgenti creiamo ancora più ombra. Poi passiamo sempre un lucido senza dispersione, vi faccio vedere intanto mentre catalizza questa tip che ho fatto con il dito finto, mi fa pure impressione sto dito perché è proprio brutto, comprato decenni fa, non lo so quando, forse in un cinese così brutto, vedo che lo vendono ancora, infatti vi chiedo se avete diciamo informazioni in merito a dove possono vendere delle mani finte decenti per fare esercitazione, perché mi servirebbero, insomma, perché questo è veramente brutto. Se vi interessa comunque come ho fatto questa tecnica, chiedetemelo qui sotto. Niente, vi lascio un po' di immagini per vedere meglio nei dettagli queste tip. Qualsiasi cosa, come sempre, chiedetemi tutto qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al mio canale, sapete, sono sempre felice. Attivando la campanella, venite aggiornati con i miei nuovi live e i nuovi caricamenti. Non vi rompo tanto le scatole, tranquille. E se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like, un pollice all'insù. E niente, un bacione e mettetemi un fiocchetto nei commenti se siete arrivati fino a questo punto. A presto e al prossimo video. Ciao da Alessia Lux. Ciao ciao.